Buonasera a tutti e grazie di aver scelto ancora una volta Sport Nord-Est, la trasmissione più seguita del Triveneto. Benissimo, allora intanto vi diciamo subito che il Pordenone sta vincendo 2-1. Ed ha un piede in Serie B. E ha un piede in Serie B. Perché la Triestina al momento, al 30° del primo tempo, è sull'1-1, grazie alle reti al 15° di Granosce e il pareggio al 28° di Fiordaliso. Ricordiamo che il Pordenone vince 2-1 grazie alle reti di Candellone al 13°, raddoppio di Ciurri al 32° e il gol al momento di Perna che ha accorciato le distanze. Ok, benissimo. Noi avremo nel corso della trasmissione collegamenti con lo stadio Bottecchia di Pordenone, con Dario Perosa che è lì appunto. Dovrebbe essere già in linea. Per seguire. Allora, se sei in linea, Dario, puoi dare? No? Ecco, benissimo. Allora, approfittiamo, no? Presentiamo gli ospiti che sono qui questa sera. Intanto vi ricordiamo che ci hanno raggiunto in studio le ragazze del futuro giovani che militano in Serie C, però qui ci sono delle rappresentanze anche del settore giovanile. Cominciando dalla mia destra troviamo Claudio Poli, che è responsabile appunto della società di Prata, vicino a lui Nicola Anzanello, che è allenatore della prima squadra. Non poteva mancare questa sera l'avvocato Maurizio Mazzarella, proprio per commentare questi minuti importanti del Pordenone Calcio. Vicino a lui, per il fiume Bannia, che ricordiamo proprio nel corso della settimana ha ottenuto la salvezza, quindi resterà in eccellenza anche per il prossimo campionato. Con noi ci sono Daniel Volpati, Daniel Paciulli e Paolo Volpati, due giocatori. Ti interrompo per segnalarti il vantaggio della Triestina. Ah, la Triestina è ancora in vantaggio. E poi il dirigente Federico Pezzutti. Ho fatto qualche errore? Mauro Volpati, ok. Benissimo. Ci siamo dimenticati però di Serena. No, non possiamo dimenticarci perché c'è Emma, no? E Serena. Giusto? Questa volta sì, ho azzeccato. Giusto. Ciao, ben arrivata. E Serena, che è vicino a Giuseppe. Bene, allora, c'è il collegamento con Dario Perosa? Non ancora. Allora, Maurizio, cominciamo subito a dire due cose. Quindi, due cose, bisogna aspettare la matematica. Perché nel Certo. Sì, ma con i risultati che ci sono adesso, che matematica parliamo, avvocato? Aspettiamo il 90°. Perché la matematica solo ti sei, dà la... Ti sei vestito anche in nero stasera. No, anche il blu. Però. Come mai? Il blu del cielo. E aspettiamo, perché io sono prudente sempre, perché ne ho viste di tutti i colori nel calcio e anche in altri settori fuori del calcio. Quindi aspettiamo il 90° per dire poi però, Serie B. Però siamo a un passo da un evento storico. Siamo per, a un passo il calcio da Pordenone. Certo, dopo non è mai stata così in alto la squadra. Nemmeno, è un peccato. Nemmeno i tempi di Zanussi, dico. Perché, no, perché al massimo aveva fatto la Serie C, eccetera. Però c'è un grande problema che è data dallo stadio e poi da un pubblico che è chiaro che per la Serie C può essere discreto eccetera come numero, ma non per la Serie B, ma non per la Serie B, perché parliamo di 2000 persone, quindi oggi però a Bottecchia sono quasi 3000. Sono 3000 perché è una partita speciale, eccetera, ma in Serie B sarà difficile comunque superare queste cifre, non bastano per fare questo campionato. Ma quello che è peggio, non c'è uno stadio per giocare in Serie B. Bene, Maurizio, allora adesso abbiamo in collegamento Dario Perosa dallo stadio, mi verrebbe dire dal velodromo, ma non lo dico ancora, dallo stadio Bottecchia. Dopo. Sì, esattamente. Ciao Dario. Saluto tutti quanti coloro che sono in ascolto e in video. Vento gelido, pioggia al Bottecchia, freddo cane come se fosse inverno, ma cuori caldi dei 3000 tifosi nero-verdi che sono accorsi al Bottecchia per questa partita storica, partita che il Pordenone al 41° del primo tempo sta vincendo per 3-1. Pordenone quindi è stato in campo deciso subito a far capire
alla Gian Erminio come intendeva condurre questa giornata e questa partita, e subito all'attacco ha collezionato subito quattro calci d'angolo e al tredicesimo è andato in vantaggio con Candellone, che è stato abile a sfruttare un cross rasoterra, se si può dire rasoterra, sull'acquitrinio del Bottecchia, o raso acqua, e ha segnato, ha ingannato Leoni. Poi Pordenone ha continuato a giocare, a cercare il gol, che infatti è arrivato al 32esimo quando Ascon, l'assist dell'acqua del Bottecchia, perché acqua che in una incomprensione fra Leoni e Perico la palla si è fermata in una pozza d'acqua, è stato bellissimo ad agganciarla Ciudia, che da solo si è proiettato verso, trascinandola, proiettato verso la porta avversaria e ha deposto in fondo al sacco praticamente da solo. Era il 32esimo, due minuti dopo però la Giana, dimostrandosi viva, ha riaperto il match con un gol di Perna pronto ad intervenire su un piazzato che arrivava dalla parte destra, ma il Pordenone ha ribadito ancora una volta di che pasta è fatta e cosa intende fare già subito da quest'oggi, cioè conquistarsi la Serie B, ed è andato in gol ancora con Barison sul cross dalla sinistra del solito Burrai. 3-1 quindi al 43esimo qui al Bottecchia, quando sappiamo che a Rocco la Triestina sta vincendo per 2-1 sul Teramo, quindi in pratica sono 5 i punti di vantaggio ancora. Se dovesse concludersi così con la vittoria di entrambe le formazioni, per il Pordenone sarebbe promozione in B matematica, e l'appuntamento sarebbe per questa sera in piazza 20 settembre per la grande festa nero-verde. Scusa Dario, c'è il rischio che la partita venga sospesa? Lasciami finire. Per il Pordenone in B, per la prima volta in una storia di 99 anni, lunga 99 anni, e ne sarà felice sicuramente anche Gattone Spanoli, che ci ha lasciato proprio l'altro ieri e per il quale è stato osservato a inizio di partita un minuto di silenzio. Ok, ti stavo chiedendo Dario, intanto vediamo l'immagine di Gattone Spanoli, che è stato un grande dirigente del Pordenone, credo che lui proprio Dario su un pezzo del Gazzettino l'ha definito il dirigente. Sì, il dirigente gentiluomo sicuramente, ma non solo del calcio Pordenone, anche di altre discipline. Direi di attribuire un applauso a Gastone, che ci ha lasciati proprio in un momento felice per il Pordenone Calcio, per la sua squadra del cuore. Ok, allora Dario, ti chiedevo se c'era, se poteva esserci il rischio di una sospensione della gara. No, assolutamente no, il Bottecchia regge bene, d'accordo, sì, la palla ogni tanto si ferma su qualche pozzanghera, ma assolutamente no, l'arbitro ha controllato, la situazione è gestibile, e per cui non credo proprio che ci sia, a meno che non riprenda a piovere con un'intensità superiore a quella attuale. Quindi credo che assolutamente la partita arriverà alla fine tranquillamente. Benissimo, allora ci risentiamo sicuramente più avanti, quando vuoi puoi tornare in collegamento. Ringraziamo Dario Perosa. Ciao, adesso Dario. Io direi di andare ai risultati, no? Vediamo cosa è successo questa sera. Se la regia è pronta, chiaramente possiamo partire con i risultati, cominciando appunto dalla Serie B. Cittadella Ascoli 2-2, Cremonese Foggia 1-0, Spezia Perugia 1-1, Livorno Palermo 2-2, Pescara Verona 1-1, Salernitana Carpi 2-5, Venezia Crotone 1-4, Benevento Cosenza 4-2. Vediamo la classifica. Lecce, Brescia primo a 63 punti, segue Lecce 60, Palermo 58, chiudono Foggia 31, Carpi 29, Padova 26. Serie D. Belluno Cartigliano 1-1, Arzignano Este 1-0, Montebelluna Bolzano 0-0, Campodarsego Trento 2-1, Clodienze Chions 1-1, Levico Terme Feltre 3-2, Sandonà Adriese 1-2,
San Gorgen Delta Rovigo 0-1, Tamai Kierlinz 1-0. Importante vittoria oggi del Tamai. Importante, sicuramente. Vediamo la classifica. Infatti, guardiamo Narsignano 69 vince il torneo ed è promosso in Serie C. Chiude la classifica il Belluno a 35, San Donà a 35, Tamai che li raggiunge a 35, San Gorgen a 33, Trento a 26. Bene, andiamo a vedere quello che è successo in eccellenza, però chiaramente... Ne parliamo dopo, col servizio. No, non ne parliamo dopo, ma dico questi risultati sono relativi al turno infrasettimanale. Fiume Bannia, Juventina 2-0. Cordenons Tor Viscosa 0-0, Brian Cras 1-1, Flaibano Fontana Fredda 2-1, Gemonese Manzanese 2-0, Lumignaco Lignano 2-0, Progorizia San Luigi 2-4, Ronchi Tricesimo 3-3. La classifica vede in testa il San Luigi ormai promosso, si contenderanno diciamo così i playoff Brian, Progorizia, Tor Viscosa e Cordenons in coda. Intanto vediamo che il Fiume Bannia è nono, quindi salvo a quota 29 assieme alla Manzanese, ma in coda troviamo Flaibano 27 insieme al Fontana Fredda, Lignano 17. Rischia il Fontana Fredda. Ok. Promozione Girone A, Casarsa Prata 1-2, Gonars Bagnarola 0-0, Corva Camino 2-2, Codroipo Tarcentina 1-2, Fagagna Vaiont 0-1, Cordovato Pravisdomini 0-0, Pasiano Torre 0-5, Rauscedo San Vitese 4-2. La classifica, Profagagna 63 promossa da Vaiont, raggiunge il Codroipo a 53, compreso il Prata Falchi, Casarsa a 48, chiudono Cordovato a 32, San Vitese 31, Gonars 28, Bagnarola 27, Pasiano a 6. Andiamo a vedere quello che è successo nel girone B. Mladost Oltre 1-1, Pro Romance Primorie 1-0, San Giovanni Chiarbola 2-2, Sistiana Costa Lunga 1-0, Tolmezzo Virtus 1-3, Trieste Risanese 3-1, Valnatisone Pro Gervignano 0-2, Zaule Gradisca 1-2. Andiamo a vedere la classifica. Il Pro Gervignano è già promosso con 65 punti, poi troviamo nella zona diciamo così importante della graduatoria Primorie 60, Virtus 49, Tolmezzo 46, Sistiana 45. Chiudono Costa Lunga 29, Mladost 28, San Giovanni ormai retrocessa 15. Prima categoria girone A, Barbeano Diana 2-2, Bannia Maniago Libero 2-3, Sacilese Aviano 3-0, Ragogna Colloredo 1-1, Rive d'Arcano Vallenoncello 3-0, S.A. Porcia San Daniele 0-3, Martignacco Ceolini 4-1, Rorai San Quirino 2-1. In classifica comanda sempre la Sacilese a 67, Rive d'Arcano un secondo a 66. Non molla, Rive. Non molla. Maniago Libero 60, chiudono, zona play-out, Laviano e il Bannia 29, San Daniele 24, Barbeano 23, Vallenoncello 22, S.A. Porcia 8. Andiamo nel girone B, Azzurra Lavarian 6-2, Buiese Ancona 4-0, Forum Serenissima 3-0, Fulgor Faullis 1-0, Grigioneri Sedegliano sospesa, Santa Maria Rivolto 2-1, Rizzi Torreanese 2-1, Venzone Aurora rinviata. Andiamo a vedere la classifica. Sevegliano già promosso con 58 punti, poi Azzurra 51, Buiese 50, Santa Maria 48 insieme a Forum. Chiudono Serenissima 23, Ancona 15 insieme anche a Rizzi. Andiamo nel girone C. Domio San Giorgina 1-1, Gradese Zaria rinviata, del resto il maltempo di oggi ha fatto rinviare diverse gare, Isonzo Aquileia 0-2, Maranese Rivignano 2-0, Pertegada Isontina rinviata, Primorie Castaranzano 0-4, Monfalcone Sant'Andrea 5-1, Vesna Ruda 0-1. Andiamo a vedere la classifica, Pertegada 58, Maranese 56, Staranzano 53, Ruda 52, Sant'Andrea 46. Chiudono
Gradese e Isontina 23, Vesna 19, Primorec già retrocessa 11. Seconda categoria, girone A, Brugnera Vigonovo 0-1, Polcenico Budoia Purliliese 2-0, Ramuscellese Azzanese 3-7, San Leonardo Morsano 2-5, Valeriano Liventina 4-2, Valvasone Montereale 2-2, Villanova Sarone 4-1, riposa il Gravis. In classifica il Villanova primo al 73 promosso in prima categoria, secondo posto per l'Azzanese, terzo per il Sarone Caneva 56. Chiudono Polcenico 25, Valvasone 23, Brugnera 16, Purliliese 14 e Ramuscellese 11. Andiamo nel girone B, Artenese e Reanese 2-1, Arzino Grifone rinviata, Cassacco Spilimbergo 4-1, Glemone Maianese rinviata, Pagnacco Mereto 2-2, Rangers Treppo 1-0, Tagliamento Moruzzo 1-1, Unione Riviera 2-2. La classifica vede in testa il Riviera a quota 61, Reanese 60, Artenese 56, Unione 54, Pagnacco 49. Chiudono Glemone 23, Tagliamento 19, Maianese già retrocessa 5. Girone C. Bertiolo Basiliano 3-1, Calcio Teor Cassions 1-0. Flambo Flumignano 2-3, Porpetto Centrosedia 0-4, Torre Buttrio 1-0, Tre Stelle Pasianese 2-1, Union 91 Trivignano 2-1. Ecco, Teore è l'esatta. In classifica Centrosedia primo a 60, segue Calcio Teor a 58. Teore. Chiudono Flumignano a 22 e Porpetto retrocesso a 3 punti. Bene. Andiamo col girone D, Audax Romana 1-0. Cormonese Azzurra 3-1, Turiacco Roianese 1-2, Gaia San Canzian 0-2, Mariano Montebello 0-1, Opicina La Fortezza 3-0, Sovodni e Piedimonte 2-1, Villesse Breg 2-2. La classifica, Roianese a quota 69 già promossa, San Canzian 58, Mariano 57, Piedimonte 55 e Cormonese 52. Chiudono Audax 24, Montebello 18, Gaia 13. Bene, allora torniamo in studio, adesso dovrebbe esserci la pausa pubblicitaria se la regia concorda e subito dopo entreremo di nuovo in studio per parlare. Vi do solo un aggiornamento, anche la Triestina è sul 3-1 adesso. Anche la Triestina, quindi vedi. Non molla, i muli non mollano. Però è un risultato al momento che non... Che non influisce assolutamente. Ok, comunque 3-1 una, 3-1 l'altra. Pubblicità. Per acquistare, vendere o affittare un immobile in tutta sicurezza, contatta subito MediaWall. I nostri consulenti sapranno offrirti professionalità, riservatezza, proposte adatte ad ogni tua esigenza e tutta l'assistenza necessaria fino al termine dell'operazione. Visita il nostro sito www.mediawall.it o vieni a trovarci nei nostri uffici di Pordenone e Maniago. Maglificio e Intimo Mare, a Chions, www.intimomare.it. Arredamenti Martinel dal 1950, è il punto di riferimento per il vostro arredamento d'interno. Nel nostro showroom a Maron di Brugnera potete trovare molte soluzioni su oltre 4.000 metri quadri. Arredamenti Martinel, idee per la casa in movimento. Via Taglio 7, Maron di Brugnera, 0434 623137. Siamo sul mercato da circa 30 anni, rappresentiamo 6 marchi, Adria, Sun Living, Challenger, Rapidò, Itineo e Camperer. Puntiamo molto sull'assistenza, come riparazioni, come carrozzeria. Trattiamo l'usato, ricondizionato e garantito. Abbiamo il market e il noleggio. Siamo a Sumaga di Porto Ruaro in via San Benedetto 37. Prima hai parlato di stadio, però... Bene, siamo in diretta, Giuseppe? Sì, eccoci qui. Il bello della diretta. È il bello della diretta. Allora, perché qui sì, chiaramente stiamo commentando
le evoluzioni, no? Che ci sono, certo, sui campi. Ricordiamo che è finito il primo tempo al Bottecchia. Sì, ecco, dai l'aggiornamento. Il Pordenone è in vantaggio 3-1 sulla Giana Erminio. Ecco, e la Triestina? Anche in vantaggio 3-1 sul Teramo. Allora, prima di far intervenire Mazzarella, mandiamo lo spot che ci permette di mandare le immagini, i commenti proprio qui in studio del Pordenone Calcio. Avete problemi con la vostra vasca da bagno? Noi siamo la vostra soluzione. Veniamo a casa vostra, rimuoviamo la vecchia vasca, ripristiniamo muri e pavimento e posizioniamo su misura il vostro nuovo box doccia. Quanto tempo ci vuole? Detto fatto, in 24 ore avete il vostro bagno nuovo e funzionale. Bene, ringraziamo ancora la Ilma, no? Che ci ha permesso di tutta la stagione di poter parlare, di acquistare le immagini e tutto. Allora, sì, Maurizio, volevo subito fare una domanda a Maurizio, io, perché lui è da inizio anno che dice il Monza di Berlusconi, sì, dirà la sua. Berlusconi a Monza, Lovisa a Pordenone, meglio Berlusconi e meglio Lovisa quest'anno? Io direi meglio Lovisa, e l'ho scritto anche su tuttopordenone.com in tempi non sospetti, quando scrivevo Silvio compra qualcuno perché sennò a gennaio le lepri saranno irraggiungibili, e così è stato, perché il Pordenone oggi ha 69 punti, vicino ai 72, il Monza ne ha 54. Se comprava, se faceva la squadra subito a settembre, però a gennaio il Monza ha avuto una signora squadra. Sì, ma ormai non serve più, vince al massimo la Coppa Italia e più di lì non va, a meno che non spariscano come al solito 3-4 squadre dalla Serie B, allora vincendo la Coppa Italia hai la possibilità del ripescaggio. Tu hai scritto anche più volte di Lovisa, che forse assieme a Tesser, Lovisa in questi anni è stato anche il valore aggiunto del Pordenone. Certo, diciamo che in questo momento il Pordenone per me è un rebus, perché non si riesce a capire se resterà Lovisa, magari con le proprie forze affronta un campionato che magari riuscirà a portarlo fuori, magari anche dalle sabbie mobili di un'eventuale retrocessione, a lanciare qualche giovane per recuperare qualche soldo. B, c'è il rischio che venga la società acquistata da un terzo gruppo, da un altro gruppo. Potrebbe essere un gruppo di Treviso? No, quella è l'ipotesi C. Un altro gruppo che la prende, gioca a Udine fino a che lo stadio di Fontana Fredda non è a posto e poi viene a giocare a Fontana Fredda. C, che però è la più probabile in questo momento, è che purtroppo Lovisa si trova di fronte. Però la mia domanda era un'altra. Fagli finire. No, la mia domanda era un'altra. Adesso dove voglio arrivare? Arrivare a questo, che è un peccato che Lovisa dia via la squadra, perché la giusta ricompensa, sia dal punto di vista, diciamo, dell'orgoglio, sia dal punto di vista anche della sua immagine, sarebbe quella che fosse lui il condottiero in Serie B di questa squadra. Però ecco, adesso vi do un'altra nota lì. Certo. Lui è arrivato dove tu, da ex Nero Verde, non sei arrivato. Questa è la mia domanda. Stiamo parlando di altri momenti. Io sono entrato nella società ai tempi, negli anni 80, da appena finito di giocare a calcio, con la società che ha cambiato 5 presidenti in 5 anni. Quindi ogni anno ci trovavamo in difficoltà anche a formulare e a formare una squadra, sono completamente diverse le situazioni. Lovisa invece ha dato continuità, ricordiamoci che da quasi 10 anni che ha dato anche finanziamenti alla squadra, lui ha preso il Pordenone nei campi di periferia, senza noi dire, seguito siamo assieme. Riusciti quella volta per 4 anni a tenerla in C, e poi dopo non c'erano più soldi, non c'era più nessuno, e nel calcio moderno se non ci sono i soldi non vede nessuna parte.
Lovisa, oltre all'impegno personale, perché non è facile fare il presidente di una squadra, io dico dalla terza categoria fino alla Serie A, perché vai al bar, perdi, tu lo sai anche. E quindi è inutile che sto qui a fare i predicozzi. Però dico, dispiace se lui non riesce a rimanere in Serie B, perché ha dato dignità, continuità e orgoglio alla città di Pordenone dal punto di vista calcistico e sportivo. Poi ogni tanto lui è esuberante e non dovrebbe parlare con i giornalisti nel dopo partita, o comunque se io fossi con lui lo brinderei dopo la partita, lo porterei a casa. Lui quest'anno è maturato tanto. No, quest'anno effettivamente devo dire si vede che ha avuto qualcuno che gli ha spiegato un pochino come... Ma però io lo chiamo ragazzo, ma comunque è una persona che è competente di calcio sicuramente, perché non fai questi risultati se non capisci di calcio. Certo. Teniamo presente anche che la campagna acquisti sì è fatta dagli allenatori, dal figlio eccetera, ma io penso che l'ultima parola sia sempre la sua. Quindi è una grossa soddisfazione. L'ho avuto anche come centravanti con gli avvocati, perché io ero il suo allenatore in due partite. E quindi dico che non era male neanche da calciatore. Vabbè, no, è stato un bomber. Sì, ma secondo me poteva fare di più. Ok, allora adesso apriamo una parentesi, chiaramente parleremo ancora del Pordenone, ci sarà Dario Perosa che diciamo sarà in collegamento ancora con noi dal Botechia, però ora apriamo una parentesi, sempre nero verde, però parliamo del fiume Bannia, che è riuscito con un turno o due? Con un turno in anticipo al primo anno di eccellenza. A appunto conservare la categoria, una cosa diciamo non semplice, anche è stata un po' una stagione così, no? Abbastanza difficile, avete cambiato allenatore, chi è che parla per primo? Tre volte. Ecco. Parlo prima io perché per 10 anni ho abitato a Fiume Veneto, quindi oggi nero verde due volte. Ormai tu al nero verde e mio fratello ai mai. Tempi ha giocato anche con il Fiume Veneto, nei tempi gloriosi stiamo parlando. Ma forse anche tuo nipote, anni. Se non sbaglio. No, Carlo non ha giocato col Fiume, il papà sì. Ecco, volevo ricordare. Ok, allora cominciamo con il capitano, no? Sì, è stata una stagione un po' di alti e bassi, però insomma alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. È stato un obiettivo semplice da raggiungere? Semplice no, perché comunque sapevamo che l'eccellenza è un campionato difficile, il salto della promozione, appunto l'eccellenza... Tu sei un po' di anni che sei a Fiume, se non sono... Sono il quinto anno questo. Quinto anno. Sì. E quest'anno ti sei anche un po' esaltato, mi pare, anche che sei diventato bomber. Ho fatto due gol, sì. Sì, sapevamo che il salto della promozione si sente come, però insomma appunto con un turno di anticipo... Comunque una squadra, il Fiume, soprattutto nel girone d'andata, era anche piacevole da vedere. Segnavate tanto, subivate anche tanto, però subito anche tanto. Una squadra che comunque produceva gioco, nonostante le alternanze di allenatori. Sì, quello sicuramente. Beh, sicuramente chi non ha avuto problemi di categoria è stato Daniel, no? Che Paciulli, che lui l'eccellenza la conosceva già, giusto? Sì, ho fatto un po' di anni prima di arrivare a Fiume in eccellenza, poi ho sposato questo progetto e mi ero ripromesso anche di tornarci con il Fiume, infatti sono molto orgoglioso da questo punto di vista. Infatti sei rimasto lì con la squadra per tutto il periodo fino ad aver raggiunto l'eccellenza. Era un progetto che ho sposato perché ci tenevo, poi comunque con Mauro da tantissimi anni che giochiamo insieme, mi piaceva ritrovarlo. E come ha detto lui, comunque sì, è una bella soddisfazione perché comunque è il primo anno del Fiume in eccellenza e salvarsi così Fiume Bannia, sì. 18 gol quest'anno se non sbaglio. Sì, 18. Sì. Punti ai 20 ormai, hai il tuo obiettivo. Quindi hai segnato di più in eccellenza che in promozione? Ho fatto il primo anno 23, il secondo 14, quest'anno appunto, 18. Mi sembrava di ricordare. Sì, quest'anno è andata bene, sì. È andata bene anche perché ti senti più a tuo agio in questa categoria? Sì, diciamo che
posso ancora farlo per qualche anno, dai. Va bene, vicino a te c'è Federico Pezzuti, che è il dirigente giovane del Fiume Bannia. Allora, direi una bella... È un giovane vecchio. Però lui è un dirigente, diciamo, rispetto alla vecchia guarda... Lui del... è un dirigente che a Fiume fa tanto... Certo, questo è fuori discussione. Allora, direi che un obiettivo raggiunto di queste dimensioni per voi è sicuramente ottimo. Beh, sicuramente. I ragazzi hanno fatto quello che la società aveva chiesto all'inizio della stagione. E ovviamente gli alti e bassi hanno creato qualche difficoltà alla squadra, però senza nulla togliere a chi era stato prima, sì, anche loro hanno contribuito a questa salvezza, insomma. Quali sono i programmi adesso per la prossima stagione? Beh, ovviamente sì, i programmi sarà rimantenere ovviamente la categoria e senza ovviamente raggiungere una salvezza ancora più tranquilla, diciamo, non magari alla penultima giornata, magari a metà del girone del ritorno. Quindi avremo una rosa rinforzata l'anno prossimo? Ma penso che questo lo deciderà il mister. Se avrà bisogno di qualche rinforzo, la rosa è comunque forte e l'ha dimostrato. Quindi l'anno prossimo parte da Colletto? Penso che il mister Colletto abbia raggiunto l'obiettivo che gli è stato chiesto dalla società quando è arrivato e sicuramente dopo la partita col Kras ne parleremo, ma ci saranno buone possibilità. Per quanto riguarda invece, voi lanciate anche tanti giovani, col settore giovanile come volete proseguire? Ma le nostre categorie regionali e gli allievi sono sicuramente salvi, i giovanissimi stanno lottando, speriamo che si salvino anche loro e comunque anche quest'anno avevamo una buona juniores, abbiamo disputato buone gare del girone di ritorno con una panchina formata praticamente da giocatori della juniores che anche loro hanno dato il contributo alla squadra nei momenti di difficoltà. Tutti i ragazzi lì della zona, sì, quindi di Fiume Veneto. Quindi è bello vederli poi sicuramente squadra. È un motivo d'orgoglio per la società. Va bene, allora a questo punto ringraziamo gli amici del Fiume Bannia. Adesso vediamo se siamo riusciti a metterci in collegamento con Dario Perosa dal Bottecchia per gli ultimi aggiornamenti. Ecco, Dario, ci sei? Ah, un attimo, allora Maurizio, diciamo che il risultato, se non sbaglio, non è cambiato ancora, no? Ma adesso mi confermerà anche Giuseppe, stiamo rimanendo sul 3-1, la Triestina ugualmente, ecco, ci imita, quindi tutto rimane invariato. Intanto sento Dario Perosa dal Bottecchia, allora ci dai gli ultimi aggiornamenti, Dario? Siamo? Dario? Sì, mi sentite? Sì, adesso sì. Ecco, perfetto. Allora, l'avevi chiamata proprio tu, Nazareno, che è stata una sospensione per verificare le condizioni del campo, quindi le squadre non sono ancora rientrate in campo per il secondo tempo, ricordiamo che il risultato è di 3-1 alla fine del primo tempo per il Pordenone in virtù dei gol realizzati da Candelone, Ciurria, Perna per la Gian Erminio e ancora Barison per il Pordenone. L'arbitro al termine dell'intervallo è rientrato in campo con i due capitani, ha provato a far rimbalzare il pallone praticamente rimbalzava in quasi tutta l'arco del campo, soltanto in qualche parte, qualche pozzanghera che adesso stanno cercando di curare, diciamo così, bucando il terreno per far scendere possibilmente l'acqua, ma le squadre, ripeto, non sono ancora rientrate. Non credo ci sarà il rinvio della partita, ma certamente ci sarà un ritardo. Una telenovela questa della promozione in D del Pordenone con feste rimandate, con, ecco, stanno cercando adesso
i giocatori, vediamo se per una fase di riscaldamento oppure per effettivamente riprendere la partita. Comunque, dicevo, chiaramente vi informeremo di quello che sta succedendo con una telenovela, questa promozione del Pordenone con queste feste continuamente rinviate, speriamo che non sia anche rinviata quella di questa sera, anche se sotto questa pioggia, adesso sta piovendo a dirotto sul Bottega, non so com'è nelle altre zone di Pordenone, ma comunque pioggia a dirotto. Vediamo, diciamo, sicuramente ci sono delle zone dove sta piovendo moltissimo e quindi siamo a rischio emergenza. Comunque, al di là di questo, Dario, ci risentiamo. Tienici aggiornato. Ecco, tienici aggiornati per sapere appunto come andrà, se ci sarà la sospensione o meno, o se il Pordenone appunto riprenderà regolarmente la gara. Sì, se c'è il momento potrai fare un commento di quello che è successo in questo primo tempo di la situazione. Sì, sì, ok. Il Toto che è qui vicino a me, ok? Va bene. Allora, Pordenone, questa situazione, cosa ne pensi tu che sei un esperto dei rettangoli verdi, si riprenderà a giocare? Beh, ci sono le condizioni per riprendere a giocare, perché è solo una piccola zona davanti alla panchina ospite che è particolarmente deteriorata per un fermo, una pozzangherona di acqua, insomma le condizioni generali sicuramente consentono di giocare, non al meglio, ma consentono di giocare anche il secondo tempo. Esattamente, un primo tempo che ha visto una squadra sola in campo, a parte quell'indecisione nell'occasione del gol di Perro. Sì, i valori in campo, la determinazione in campo, l'aggressività messa sul gioco, e oggi non può essere che un gioco aggressivo e agonistico sicuramente ha fatto giustamente prevalere fino a questo momento il Pordenone. Senti, Pordenone che si avvia ora la Serie B, a parte che sta vincendo anche la Triestina, auspichiamoci che appunto che la partita possa riprendere qui, che si avvia verso la Serie B, una Serie B che però si presenta un po' incerta. Secondo te dove andrà a giocare il Pordenone? No, sono tutte ipotesi campate per aria, perché c'è un ping pong fra Treviso e Udine dal punto di vista del campo, dello stato, ma c'è soprattutto un punto di domanda dal punto di vista societario, quello è il nodo cruciale da risolvere nell'immediato. Intanto i tifosi della Triestina hanno detto nell'eventualità che il Pordenone scivoli ancora, anzi non hanno detto il Pordenone, hanno detto nell'eventualità che il Trevisone scivoli ancora, noi siamo qui pronti. Comunque una Triestina che sta vincendo, ripeto, 3-1 con il Teramo ed eventualmente si avvia ai play-off. Potremmo avere il derby in Serie B anche l'anno prossimo, Roberto? Potrebbe esserci il derby in Serie B, e con tutti i riti scaramantici che stanno facendo nella sinistra Tagliamento, bisogna assicurarsi ancora che non sia coinvolta pure l'Udinese. Speriamo di no. Ok, benissimo, grazie Dario per il collega. Tu tienici informati. Vedremo l'arbitro insieme ai guardaline, stanno controllando le condizioni del rettangolo di gioco. Non si vede ancora però entrare, Okay. Vedono ancora entrare le due squadre. Benissimo, allora ci sentiamo tra un po', grazie per le tue preziose informazioni. Andiamo un attimo con gli amici del fiume. Perché... Sì, avete il microfono? Sì, bene. C'era Federico, allora, che voleva dire... Volevi aggiungere qualcosa, no? Sì o no? Perché se no... Nel senso, non so se Giuseppe mi ha... No, ti avevo chiesto, c'era qualche altra cosa che volevi dire sulla società e sui vostri programmi... Ma sì, ti ripeto, la società vuole restare in eccellenza, magari ti ho detto, dal punto di vista salvarsi più tranquillamente, e poi sì. È chiaro, quindi farete i dovuti rinforzi nel corso dell'estate. Allora, torniamo al Pordenone con Maurizio, hai sentito, no? Che... Sì. Sì, con un tempo così, chiaramente questa era una domanda da fare. Certo. Cioè, no? L'arbitro, difatti. Mi ero posto anch'io il problema all'inizio, se ti ricordi, perché il Bottecchia si tiene, però è da ieri e da stanotte che piove anche forte, e quindi sì, dal punto di vista calcistico non penso che sia il massimo come,
come terreno di gioco per giocare la partita. Volevo sapere se il Pordenone aveva speso tanto dal punto di vista fisico. Sì, perché con campi perché così. Immagino che con i campi così fare tre gol eccetera sarebbe meglio sospesa e riprendere sul 3-1 la prossima volta, così rifacciamo altri tre gol a Giana, perché se tu la sospendi parti dal 3-1, dal 3-1 non certo. È più come una volta ripete la partita. Eccetera di qua e di là. Però no, speriamo che il Giana non riesca a recuperare alcunché e quindi è finita finalmente questa, anzi è peggio, incomincia la telenovela adesso, purtroppo adesso, nel caso in cui ci sia la matematica certezza finisce un certo tipo di telenovela, ne comincia un'altra che è prettamente economica, finanziaria, politica, chiamatela come volete, perché purtroppo la provincia nostra risente della forza economica di quella vicina che è quella di Treviso, perché almeno non sono sicuro il 1000 per 1000, ma il 999 ho sentito che sia Segafredo, sia Zanetti da Segafredo, che ha già avuto il Bologna calcisticamente, sia addirittura De Longhi, che è una potenza dal punto di vista economico nel mondo, sarebbero interessati a portare la squadra a Treviso. Quindi sarà un problema per Mauro, perché anche lui è giusto che recuperi tutte le risorse economiche che ha messo in questi anni, non le riuscirà a recuperare totalmente, però almeno una parte è giusto che rientri del suo. È un peccato, dovrebbe restare magari presidente con il nome del Trevisone. Ma questo non può essere. Io credo che questa sia un'ipotesi. No, questo non può essere, appunto. Anzi, scherzavo. Considerando la pazzia di Mauro, io sono convinto che lui farà di tutto per tenere la squadra in città. Sì, certo. E addirittura, come parlava di Serie B 10 anni fa, comincerà a parlare anche di Serie A. Sì, beh, potrebbe. Se riuscisse a realizzare quello che vuole la attenzione città dello sport, che la Serie B. Se trova contributi in Giuseppe, provincia. Allora. Sia dal punto di vista calcistico, sia dal punto di vista finanziario, la Serie B comincia a essere un impegno grosso, notevole. Sia sotto un punto, dal punto di vista tecnico che dal punto di vista finanziario. Quindi, sai, io ho scritto a di possibilia nemo tenetur, nel senso che nessuno è tenuto a far cose che siano impossibili. Restare in Serie B per Lovisa da solo non è proprio facile, né da un punto di vista calcistico, perché purtroppo questa squadra, tranne quei 4, 5, 6 giocatori forse, sì, l'organico non è da B. Non è un Parma che dalla C va in B e con 3-4 pezzi va in Serie A, o dalla C in B Benevento, Frosinone, eccetera, avevano già un'ossatura pronta, la SPAL stessa, la mia ex squadra, dalla C è passata alla A. Io non sto parlando che adesso il Pordenone deve andare in Serie A, però dico, non è facile affrontare con questa squadra la Serie B e ci vuole uno sforzo economico non indifferente, più grosso di quello che, non già poco rilevante, Lovisa ha sostenuto in questi ultimi 5 anni. E quindi bisogna che il territorio si, ma difatti io, se fossi il suo consigliere, gli direi: vuoi restare in Serie B, fai una bella conferenza stampa dove dici: signori, ci siamo divertiti tutti quanti, resto in Serie B, vedo di sfruttare al massimo i 4 milioni che arrivano tra una cosa e l'altra dalla Lega e dai diritti televisivi, 1 milione tra pubblicità e cosa, metterò su qualcosa ancora io, ma non chiedetemi di più. Cerco di lanciare dei giovani. Circa un mesetto fa era stata indetta una conferenza stampa simile. Sì. No, non lo sapevo. Con il consigliere regionale Bolzonello e con il sindaco Ciriani, proprio per fare il punto. Per fare il punto e per invogliare la città ad aiutare la società. Ascolta, se uno qua può parlare del Pordenone degli ultimi 40 anni, l'avete davanti. Perché prima come calciatore, poi come direttore, a Pordenone nessuno da niente. Quindi mettetevi tutti il cuore in pace, tutti, dai politici e gli imprenditori di Pordenone piuttosto dicono: vado a prendermi l'Udinese e vado in Serie A. Sto parlando dei grossi imprenditori. Nessun imprenditore oggi a Pordenone può entrare nel Pordenone e fare quello che ha fatto Lovisa, perché quelli, diciamo, di un certo livello
più di tanto non interessa. Senti, il calcio, non faccio nomi, ma scusa, avete già capito. Si è parlato anche di Cimolai, che è un grosso, potrebbe essere. Tu il nome non l'ho fatto ma io perché credo sai, che non sia un'ipotesi fattibile correttezza. Questa. Ma no, ma Cimolai del calcio non interessa niente, lui ha altre attività, altre certo, cose. Certo, però. Per entrare nel calcio bisogna essere anche appassionati del calcio, altrimenti cosa entri a fare? Cimolai non ha bisogno di nessuno, è conosciuto a livello mondiale, cosa gli serve il calcio? Anche Segafredo, se per quello è conosciuto. No, ma Segafredo ha già avuto squadra del calcio del Bologna, è uno che gli piace il calcio. Ricordando il Fiume Veneto con Edoardo Roncadin, che era una potenza, Bofrost, eccetera, un giorno c'era il Venezia in vendita, gli ho detto: Edoardo, andiamo a prendere il Venezia per far cosa? Fammi fare una sponsorizzazione, me la ricordo ancora, sto parlando di 30 anni fa, in Formula 1, perché a me piace la Formula 1. Quanto devo pagare? 1 miliardo? Pago piuttosto sulla Minardi, come si chiama? 1 miliardo di pubblicità, ma non mi far comprare il Venezia, perché del calcio non me ne frega niente. Cioè, vabbè, ma sai, capisci che ci vuole anche una certa passione. Sì, però a meno che non ti Cimolai è un imprenditore proprio di Pordenone. Vabbè, ma se non gli piace il calcio, che ha le sue radici qui. Ho capito, ma se non gli piace il calcio, cosa? Ok, questa è un'altra. No, ti deve piacere il calcio, perché se no non entri, perché il calcio è come il casinò, è uguale. È inutile che ce la raccontiamo. Il calcio è come il casinò. Tu arrivi la prima volta, magari vinci cose di qua e di là, e dopo è chiaro che devi tirare fuori i soldi se vuoi vincere, certo, o se vuoi restare in categoria, come magari il Fiume Veneto pensa, resto in categoria. Pensate, certo, che a Fiume Veneto non costi niente la gestione, non è così. No, certo. Pronto, quindi, Dario? Ecco, allora, nuovo collegamento con Dario. Allora, le novità quali sono? Le novità è che la partita è ripresa con mezz'ora di ritardo, quindi siamo adesso al secondo minuto praticamente del secondo tempo, vi ricordo il risultato 3-1 in favore del Pordenone, quindi l'arbitro, che il signor Santoro di Messina, ha attuato 2 prove facendo rimbalzare il pallone, poi alla fine, fra le proteste ovviamente dei giocatori della Gian Erminio, ha deciso che si poteva continuare a giocare e ha ordinato alle squadre di rientrare in campo. Quindi terzo minuto del secondo tempo, Pordenone 3, Gian Erminio 1, ci risentiamo più avanti. Grazie, okay. Grazie per l'aggiornamento. Sì, quindi capisci, il calcio purtroppo io lo parifico al casinò. C'è solo uno al mondo che guadagna e si chiama Pozzo. Non ce n'è altri. Sì. Berlusconi diceva sempre, sì, il pareggio del Milan e del bilancio va in pareggio perché apro il portafoglio, l'ha dichiarato sulla Gazzetta dello Sport 7-8 anni fa, tiro fuori 90 milioni di euro e vado a pari. 90 milioni di euro. Quindi il calcio è questo. Oggi ancora di più. Una volta potevi anche con poco imbastire una squadra, lavorare sui programmi, eccetera. Ma adesso o hai i soldi o se no stai a casa. Benissimo. Allora io direi di aprire una parentesi nuova. Purtroppo, specie anche con i giovani, che non vorrei deluderli, ma purtroppo diciamo il calcio a livello professionistico è questo. Il calcio femminile di questi problemi non ne ha. Adesso comunque, però se vuoi vincere, vuoi battere la Juventus, devi avere anche lì dei soldi, perché seguo il calcio femminile. Certo. Che tra l'altro oggi ha vinto anche la Coppa Italia contro la Fiorentina, e quindi ci vogliono soldi anche lì. Benissimo, allora parola a Claudio Poli, che lui è dirigente del gruppo Futura. Futura Giovani Femminili. Ricordiamo che questa branchia della società è nata 2 anni fa, se non sbaglio, quindi l'anno scorso subito promozione e Coppa vinto, se non sbaglio pure. Sì, quindi siete partiti forti e grandi. Raccontaci un po' come è avvenuto tutto questo. Il settore femminile del Futuro Giovani è nato nel 2017 da un'intuizione del presidente e di un altro consigliere. E siamo partiti a settembre appunto del 2017 iscrivendoci al campionato di Serie D del Comitato Veneto, perché in Friuli praticamente non ci sono abbastanza squadre per poter fare un campionato regionale. Siamo partiti con molto entusiasmo, però inizialmente eravamo solo in 15, avevo solo 15 ragazze disponibili. Facevi anche da mister l'anno scorso, sei stato tu quello che ha poi formato questo gruppo. Esatto.
siamo partiti con entusiasmo e attraverso l'entusiasmo e soprattutto dopo i primi periodi, la bravura, le capacità di queste ragazze. Sei stato anche bravo andare a prendere le ragazze del territorio che comunque avevano già esperienza in campionati, in categorie. Esatto. Non c'erano neofite, erano tutte ragazze che avevano già una certa esperienza, qualcuna anche di campionati nazionali, non solo di campionati regionali. Purtroppo nel corso degli ultimi anni sono morte molte realtà che hanno fatto la storia del calcio femminile in regione. Quindi io sono riuscito a recuperare una quindicina di ragazze e dopo, attraverso l'entusiasmo, ma soprattutto attraverso i risultati, siamo arrivati ad avere una rosa competitiva con una ventina di ragazze. E il primo anno abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere, campionato, Coppa Veneto e anche la Coppa Disciplina. E questo ha invogliato poi la società a puntare anche sulle più giovani, se non sbaglio. Sì, praticamente la società ha dato via libera per poter potenziare la prima squadra a livello di eccellenza femminile, perché adesso i campionati anche nel femminile si chiamano come nel maschile eccellenza promozione, no? E poi c'era la possibilità, visto che purtroppo il Pordenone femminile aveva chiuso una parentesi, non continuava a livello di prima squadra, a livello di juniores, noi abbiamo portato a casa nostra la squadra juniores. Oggi quante tesserate avete più o meno? Noi abbiamo, dunque, siamo sulla quarantina, 40-45 tesserate, dopo ne abbiamo anche alcune più piccole che giocano ancora con i maschi, per cui siamo intorno a quel numero là, sulle 45 unità. Ecco. Dove vuole arrivare la società a livello sportivo? Beh, diciamo che in questo momento programmi per il futuro non ce ne sono, soprattutto perché ci troviamo in una situazione che alla vigilia non era preventivabile, perché mancano 3 giornate a termine del campionato, parlo di prima squadra, e siamo di nuovo primi classifica, ecco. Quindi pensare al futuro in questo momento è un attimo prematuro. Aspettiamo che finisca il campionato, che finirà il 19-20 maggio, e dopo vedremo cosa succederà. In ogni caso dovreste essere pronti anche a questo evento. Beh, pronti non si è mai completamente pronti, perché insomma sicuramente pensare di affrontare un campionato di livello superiore vuol dire fare un pensiero molto molto meditato. Insomma. Se non sbaglio giocate al comunale di Prata voi? No, giochiamo al vecchio campo di Prata, quello del centro del mobile di una volta, il campo di Via Opitergina. Sullo stadio no, c'è un'altra. Perché comunque società. Prata, le strutture per affrontare campionati più importanti ci sono. A livello di strutture non ci sarebbero assolutamente problemi, perché abbiamo un campo che anche oggi, in una situazione come quella odierna, appunto, abbiamo giocato tutta la partita sotto la pioggia, sempre battente. Il campo mi pare ha tenuto bene. Quindi meglio del Bottecchia, forse. Non lo so, non ho visto il Bottecchia, ma mi pare che, a parte la fatica, sono venute fuori. Comunque abbiamo sempre giocato palla, insomma, non è che c'erano pozzanghere o situazioni gravi. Insomma. Poi abbiamo il campo di sfogo, abbiamo la possibilità di abbiamo una tribuna anche coperta anche per il pubblico che vuole venire a vedere le gare. Come risponde il territorio a queste ragazze? Purtroppo il territorio, le ragazze che fanno calcio, le considera molto poco. Vediamo poca gente a campo sportivo. Bisogna un po' coinvolgerle, le persone di Prata. Dobbiamo dire anche che sinceramente abbiamo i media ci snobbano complessivamente, non parlo solo di televisione, ma anche a livello di giornali, i giornali locali non parlano mai di noi. Se non fosse che abbiamo un profilo Facebook e certe cose vengono, certi messaggi tra l'altro vengono le immagini che stiamo guardando, io le ho tirate giù da lì. Esatto, le ho viste, appunto, vengono dal nostro profilo, insomma. Quindi non facciamo fatica ad avere visibilità, ecco. Se ci fosse un po' più di gente sarebbe... Oggi è una buona vetrina per lanciare queste ragazze, certo, ha una visibilità maggiore. Volevo però sentire anche Nicola Anzanello, che è il mister della prima squadra.
Tu vieni dal calcio, se non sbaglio eri a Vallenoncello ad allenare fino a sì, due giusto. Anni fa. Questa è la tua prima esperienza con il femminile. Sì, giusto. Fai un resoconto del passaggio tra il maschile e il femminile. Allora, a livello tecnico, di allenamenti, di gioco, la differenza non c'è, nel senso che gli allenamenti sono gli stessi e se vuoi giocare in una maniera lo puoi fare. E quindi a livello tecnico non c'è una differenza. Bisogna stare un po' più attenti a livello magistrale, nel senso che lì... Io vedo già le tue giocatrici che ridono. No, dietro, perché, cioè, loro, quindi... perché loro no, io ne lo so sanno, qualcosa perché qualcuno le conosco, quindi so come queste cose come qua le condivido anche, ma con loro, quindi è ovvio che a livello magistrale bisogna stare un po' più attenti a certe cose, però diciamo che io ho avuto la fortuna di arrivare in un gruppo che comunque era già solido, aveva già una base forte con alcuni elementi che comunque mi hanno dato una mano a gestire queste cose qua, quindi e sicuramente bisogna stare un po' attenti lì, però ripeto, a livello tecnico, a livello di gioco, la differenza non c'è, anzi, sinceramente... Secondo me a livello emozionale ti danno anche qualcosa in più. Beh, quello sicuramente, è ovvio che lì devi giocare tanto sulle emozioni con loro, secondo me, perché lì ti rispondono più del maschile, e loro sulle emozioni ti danno tanto, i maschi sono più freddi. Diciamolo, no? Quindi questo ma sicuramente. Però, ma ripeto, ho avuto la fortuna di entrare in un gruppo che era già sulla buona strada e quindi è stato più facile, forse anche per me, insomma. Mi è andata anche bene. Ti aspettavi questo risultato a questo punto del campionato? No, nel senso che noi eravamo una squadra per metà nuova, e su un campionato nuovo e non c'erano obiettivi onestamente, nel senso che abbiamo sempre detto facciamo il massimo che si può fare e vediamo a metà campionato a che punto siamo. A metà campionato eravamo prime e adesso siamo ancora prime, bisogna essere onesti che siamo prime, però chi è primo con noi ha una partita in meno, quindi potenzialmente può passarci, però intanto noi siamo là e finché possiamo ma ce la giochiamo e siamo là, mettiamo pressione anche all'altro. E quanto ci credi a questa vittoria finale oggi, conoscendole ormai dopo 10 mesi? Ma conoscendo loro ci credo tanto, però bisogna essere onesti che chi sta davanti deve fare un passo e mezzo falso, quindi chi sta davanti deve sbagliare 2 partite su 3 e non è facile, quindi sicuramente conoscendo loro so che a noi ci mancano 2 partite, possiamo fare 6 punti, però bisogna vedere quante ne fanno gli altri, quindi io ci credo, però bisogna essere onesti che ci sono anche le altre. Sì, cioè, ci riuscirete, ecco. Sono convinto perché più di qualcuna a livello tecnico la conosco, poi so, vi ho anche seguito quando c'era Claudio che ti precedeva e sto il valore di queste ragazze. Secondo me con lo giusto spirito l'obiettivo è fattibile. Sì, ma sicuramente. Quanto incide invece l'aiuto e il supporto della Juniores sulla tua prima squadra? Farei fare 2 parole anche a Poletto io. Beh, con la prima squadra abbiamo già mandato 2 o 3 ragazze. Però io è già 4 anni che alleno il femminile e sono contento di quello che ha detto Nicola, perché è proprio un'esperienza che poi si fa fatica a tornare indietro, sì, Nicola, ma infatti, a tornare al maschile. A parte Claudio c'era anche Mister Toffolo che difficilmente ha più... Che è rimasto anche, lui nel femminile, per cui sono storie calcistiche, esatto, completamente diverse. Io ho la fortuna, come Nicola, di avere un gruppo che è fantastico e spezzo anche una lancia che nel maschile dei genitori si parla non molto bene. Io invece devo dire che nel femminile forse anche la difficoltà che hanno le ragazze a trovare una squadra,
una società diciamo che le società sono poche, si intromettono meno i genitori. Si intromettono meno, anzi stimolano, no, ma perché loro sanno gestirsi di più rispetto ai maschietti, secondo me. Esatto, questo è vero. Io questo gruppo è, che sto già seguendo da 2 anni perché ero a Pordenone l'anno scorso, e però veramente questa cosa anche con l'aiuto dei genitori si fa anche meno fatica, perché sanno stare anche al loro posto, sì, non come, non irruenti come magari nel maschile che c'è il Cristiano Ronaldo di turno. Se i media ci dessero una mano, no? Magari partendo anche da oggi. Noi siamo qui. Noi siamo qui. Venite anche voi. Visto anche a che quest'anno il femminile partecipa ai mondiali, speriamo che finalmente. L'opportunità abbia come visibilità. A livello di risultati invece come sta andando il campionato? Noi abbiamo già finito, siamo arrivati quarti, noi giochiamo sotto età perché facciamo l'under 19 e di 19 anni ne ho 2, quindi le altre tutte sotto 2003-2004 e quindi abbiamo fatto tanto, bisogna apprezzare questo quarto mister, posto. Scusami, presentiamole un attimo tutte e poi dopo ritorniamo. Alzatevi in piedi. Ok, nome, cognome e ruolo. Elisa Forner, portiere. No, un attimo solo. Siamo pronti? Sì. Siamo. Vai. Vai. Elisa Forner, portiere. Campagna Emily, centrocampista. Sofia Rosolen, terzino. Martina Sisto, attaccante. Feltrin Denise, difensore centrale. Andrea Tadiotto, attaccante. Laura Gregoris, difensore centrale. Rachele Bomben, attaccante. Giulia Zorzi, portiere. Linda Bortolussi, centrocampista. Eleonora Perissinotto, difensore. Lorena Polzotto, trequartista. Chiara Durigon, difensore. Giulia Del Sala, attaccante. Vera Selvaggi, difensore. Federica Codotto, attaccante. Giulia Pavan, centrocampista. Antonella Paoletti, attaccante. Laura Fagotto, centrocampista. Samantha Valeri, difensore. Deborah Patriarca, difensore. Rebecca Piemonte, attaccante. Jessica Dell'Arche, attaccante. Piasentin Jennifer, terzino. Un applauso allora. Potete sedervi, grazie. Allora, adesso, se la regia è pronta, mandiamo il secondo stacchetto per la pubblicità, poi rientreremo in studio, parleremo ancora con le ragazze del futuro giovani settore femminile, chiaramente. Però parleremo anche con Bruno Battistella, che è consigliere nazionale della Federciclismo e non è qui a caso, perché il Bottecchia dalla prossima stagione potrebbe tornare alle due ruote. Poi ne parleremo, Bruno. Ok, intanto pubblicità. Per acquistare, vendere o affittare un immobile in tutta sicurezza, contatta subito MediaWall. I nostri consulenti sapranno offrirti professionalità, riservatezza, proposte adatte ad ogni tua esigenza e tutta l'assistenza necessaria fino al termine dell'operazione. Visita il nostro sito www.mediawall.it o vieni a trovarci nei nostri uffici di Pordenone e Maniago. Ma tu voliva Giovanni e Salvatore, vi aspettiamo alla pizzeria Marti a Pordenone in via Colonna numero 16 e siamo chiusi il martedì. Maglificio e Intimo Mare a Chions, www.intimomare.it.
Arredamenti Martinel dal 1950, è il punto di riferimento per il vostro arredamento d'interno. Nel nostro showroom a Maron di Brugnera potete trovare molte soluzioni su oltre 4.000 metri quadri. Arredamenti Martinel, idee per la casa in movimento. Via Taglio 7, Maron di Brugnera, 0434 623137. Avete problemi con la vostra vasca da bagno? Noi siamo la vostra soluzione. Veniamo a casa vostra, rimuoviamo la vecchia vasca, ripristiniamo muri e pavimento e posizioniamo su misura il vostro nuovo box doccia. Quanto tempo ci vuole? Detto fatto, in 24 ore avete il vostro bagno nuovo e funzionale. Siamo sul mercato da circa 30 anni, rappresentiamo 6 marchi: Adria, Sun Living, Challenger, Rapidò, Itineo e Camperer. Puntiamo molto sull'assistenza, come riparazioni, come carrozzeria. Trattiamo l'usato, ricondizionato e garantito. Abbiamo il market e il noleggio. Siamo a Sumaga di Porto Ruaro, in via San Benedetto 37. Bene, rientriamo in studio. Stavo fotografando una situazione storica qui, perché da una parte Mazzarella, che rappresenta il calcio Pordenone, almeno l'ho rappresentato per tantissimi anni, Bruno Battistella della Feder Ciclismo. Vi dicevo prima che ci sarà un passaggio di consegna, adesso non so in che modo, però il Bottecchia dalla prossima stagione dovrebbe passare al ciclismo, come del resto è nato. Allora, Bruno Battistella, se vuoi prendere il microfono. Allora, ci sono tutti i presupposti o è ancora prematuro per dirlo? Ma innanzitutto buonasera a tutti e grazie di questa opportunità. Mi pare che si sta ragionando in questa direzione, d'altra parte credo che mantenendo la polifunzionalità dell'impianto, il ciclismo abbia, come nel Pordenonese, come unico velodromo il Bottecchia, per cui abbiamo la necessità, se c'è la possibilità, di utilizzarlo di più di quello che abbiamo fatto in questi anni, anche se devo dire che la convivenza è sempre stata proficua e anche civile, fatta da veri sportivi. È chiaro che questo comporta che ogni disciplina ha le sue esigenze. Il ciclismo di questi ultimi anni è notevolmente cambiato, abbiamo una forte necessità di utilizzare di più il velodromo per una serie di motivi infiniti, per avvicinare i giovani, per fare del lavoro specifico, per preparare i giovani a entrare poi in quelle piste di 250 metri coperte dove magari si svolgono le attività specifiche. È anche vero che ci sono discipline che dalle piste di 400 metri non usciranno mai, tipo i dietromotori o tante altre cose che vengono fatte, per cui la necessità che abbiamo di fronte, se ci sarà questa opportunità, vedrà sicuramente la federazione impegnata in questa direzione. Non dimentichiamo che il centro di Pordenone non sta a medirlo, ma comunque è uno dei migliori in Italia, è un centro dove la federazione punta molto e credo che i risultati che ha dato in tutti questi anni, non solo agli atleti di Pordenone, ma anche a livello internazionale, siano la testimonianza del buon lavoro che viene svolto all'interno. Oggi per le nostre squadre è difficile allenarsi su strada ed avvicinare i giovani, è difficile fare il lavoro specialistico di velocità, quello che ahimè fino a qualche tempo fa facevamo dietro macchina, sappiamo che non lo possiamo più fare, dobbiamo andare a fare quei lavori all'interno del velodromo, dietro motori o quant'altro, per cui ci stiamo organizzando, non solo noi, è un ciclismo che sta cambiando a tutti i livelli, perché i velodromi li dobbiamo utilizzare anche in questo senso e abbiamo la necessità di avere più spazio. Allora, noi intanto stiamo vedendo appunto le immagini del velodromo Bottecchia invaso dai ciclisti, no? E non dal calcio Pordenone come attualmente in questi minuti lo è. Però diciamo che il ciclismo saprà dare molte soddisfazioni, perché voi state allestendo una grossa manifestazione per il mese di luglio, la Tre Giorni Città di Pordenone, tre sere, si chiama ancora così, ma le sere saranno quattro
internazionale che riempirà chiaramente le tribune della Bottecchia. Sì, direi di sì. Non dobbiamo dimenticare l'attività giovanile, certo, perché quella... ci sono anche 10 serate dedicate all'attività dei giovani che vedono atleti da tutta Italia arrivare a Pordenone. Il master delle piste è stato riconfermato. La quattro sere, anche se si continua a chiamarla tre sere, è nata subito dopo la Coppa del Mondo del 2001, è ormai quest'anno alla 18ª edizione. Quando alla prima edizione decidemmo di organizzare l'Omnium, tutti si chiedevano che cosa andavamo a fare. Poi pian piano hanno incominciato a copiarci anche nelle altre sei giorni e nelle altre attività in Italia e siamo arrivati ad un campione olimpico nell'Omnium, che è Elia Viviani. Per cui a volte bisogna anche avere il coraggio di guardare avanti e di cercare di capire cosa fare. Pian piano la manifestazione è cresciuta. L'anno scorso è stata l'UCI a chiederci di andare in prima classe, per cui diventa molto appetibile per tutti gli atleti che ci partecipano. Credo che la partecipazione e la presenza dello scorso anno di 14 paesi sia la testimonianza della qualità di questa manifestazione. Poi chiaramente il 9 volte campione del mondo Cameron Meyer, che batte a Pordenone il campione olimpico Elia Viviani, credo siano una testimonianza di qualità tecnica notevole, senza nulla togliere a tutti gli altri, perché parliamo sempre dei più forti. È nata l'idea quest'anno, su richiesta della UEC, che ci hanno chiesto, appunto, viste le qualità organizzative, di trasformare tutte quelle manifestazioni a livello italiano che facevamo nelle attività di contorno, campionati italiani di velocità moderni, e di provare a misurarsi in un campionato europeo. Per cui la proposta che è arrivata il 28 marzo dal Consiglio della UEC, che si è svolto a Roma, dove sotto sorveglianza della Federazione Italiana si è costituita anche la Federazione Africana, quindi è stato un passaggio molto importante, a conclusione dei lavori è uscito un verbale dove il presidente Cattaneo insieme al dottor Di Rocco chiedevano a Pordenone di cimentarsi in questa organizzazione e di inserire all'interno della quattro sere il campionato europeo Derni per gli Open e per le donne elite, e se c'era la possibilità di riportare gli Steyr in Italia, che dopo tanti anni, mentre Francia, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera hanno sempre continuato a farli, in Italia abbiamo un po' trascurato questo settore, per cui abbiamo questa sfida davanti. Credo sia giusto ricordare che il vicepresidente degli Amici della Pista, Giorgio Gasparotto, ha disputato 3 o 4 mondiali con la maglia azzurra da Steyr, per cui c'è una tradizione che ci collega al territorio. Ecco. Sicuramente è una sfida importante che vogliamo portare avanti. Io devo chiedertelo perché è proprio una notizia di questi giorni. Davide Cimolai ha vinto in Spagna una 3 giorni internazionale, quindi a Castiglia, se non sbaglio, le 3 giorni della Castiglia, del Sol della Castiglia, penso si traduca così, ha vinto 2 tappe e alla fine è riuscito a indossare anche la maglia di leader in maniera definitiva. Quindi Davide Cimolai, ricordiamo, è un ragazzo che è nato qui, proprio tra le file del Fontana Fredda, tra le giovanili del Fontana Fredda, e ora è ai massimi vertici del professionismo internazionale. Potrebbe essere lui, insieme a Viviani, insieme ad altri campioni, la vedette della tre sere Città di Pordenone? Ma Davide ha già corso la tre sere, l'ha vinta ed è arrivato secondo un anno proprio dietro a Viviani. E in tutti gli altri anni lo abbiamo sempre stato contattato. Purtroppo aveva degli impegni contrattuali che lo portavano o al tour che finiva magari il giorno prima o ad altre manifestazioni. Quest'anno il problema del tour non c'è. Il sogno che avevamo nel cassetto in questi ultimi 2 anni era fare Cimolai Gasparotto. E ci riproveranno gli organizzatori anche quest'anno, anche perché per Enrico potrebbe essere un addio fantastico, no? È l'ultima stagione probabilmente per lui, anche se il contratto che ha firmato è biennale, noi gli auguriamo di continuare, ma sicuramente sarebbe un ritorno alle origini per questi ragazzi, ritornare anche dal loro pubblico e perché no, in quella pista dove si sono formati, perché come hanno detto tanti tecnici, sia Davide che Gasparotto, se non avessero fatto la pista, certe volate oggi non sarebbero in grado di farle.
nonostante le loro qualità. Per cui lavoreremo in questa direzione sicuramente per portare il meglio di quello che c'è anche per quel che riguarda il Friuli. Voglio dire una cosa, se mi consentite, che stanno arrivando, ho portato una piccola brochure che i ragazzi hanno preparato, dove appunto si evidenziano Cameron Meyer ed Elia Viviani. Dai primi approcci che arrivano ci sono gli asiatici che per la prima volta così chiedono notizie su Pordenone, per cui stanno arrivando richieste di iscrizione dall'Uzbekistan, dalla Cina, dal Giappone, oltre che naturalmente riconfermare Brasile, Argentina, Messico, tutti quelli che sono venuti in questi anni e i paesi europei. Per cui è un panorama che si allarga. Fra 8-10 giorni avremo l'incontro con il segretario della UEC, perché insieme al tecnico De Candido e ai suoi collaboratori Salvoldi e lo stesso Cassani e Amadori abbiamo messo, e Marco Villa, abbiamo messo giù un programma che per 4 giorni lo vedo difficile, per cui non è da escludere che già da quest'anno anche il sabato sarà a gara, che teniamo il sabato di scorta eventualmente dovesse piovere, perché ahimè siamo in balia del tempo. Però è un programma difficile da mantenere in questi 4 giorni, lo studieremo bene assieme, ma credo che la quinta giornata ci scapperà già da subito. Quindi per questa... cui prendetela con beneficio di inventario. Noi, ad essere sinceri, puntiamo a farlo in 4 giorni, perché ogni giorno in più si aggiungono spese di alberghi e quant'altro, per cui dobbiamo fare i conti, gli organizzatori devono, io do una mano a nome della federazione, devono fare i conti anche con questo. E mi corre l'obbligo ringraziare tutti quegli enti, il comune, la regione e tutti gli sponsor che ci sono vicini, perché veramente stanno compiendo uno sforzo notevole, ma credo che l'appuntamento di quest'anno paragonabile alla Coppa del Mondo del 2001. Benissimo, ringraziamo Bruno Battistella con un applauso. Però chiederei, Bruno, rimani qui così vediamo quali sono gli sviluppi, no, della partita del Pordenone. Sì, no, manca un quarto d'ora alla fine ancora al Bottecchia, mentre sì, è finita a Trieste 3-2. 3-2, quindi comunque ha vinto. La Triestina si è portata a casa i 3 punti. Adesso vediamo se saprà fare altrettanto il Pordenone, ma credo di sì, perché un 3-1 quando mancano 10 minuti dalla fine, anche perché è più facile a difenderti quando un campo è pesante. Scusa, devi prendere il microfono però, perché col campo pesante è molto più facile difendersi, e poi non stiamo giocando contro una super squadra, ma contro una squadra che sta facendo bene, ha fatto bene nelle ultime 6 partite, però è sempre Gian Arminio. Certo. Noi siamo il Pordenone, primi in classifica, e quindi siamo di un altro pianeta. Giuseppe, tu hai l'aggiornamento di quanti minuti mancano? Sì, mancano 15 minuti al Bottecchia, sì, con il Pordenone ancora in vantaggio 3-1. Ecco, ricordiamo anche grazie i marcatori. Grazie alle reti di Candellone, Ciurria, momentaneo gol 2-1 di Perna e il 3-1 di Barison. Ecco. Volevo dire sul sì, ciclismo, prego. Ancora quando giocavo negli anni 80, il Bottecchia mi ricordo che tranquillamente dividevamo, certo, le però io volevo dire una cosa a Bruno, adesso ne approfitto. Sono settimane che circolano voci in città dove l'avvocato Mazzarella stia tentando di portare una nuova società di calcio a giocare al Bottecchia. Quindi romperebbe le uova nel paniere, no? Era una provocazione nel caso in cui Mauro non riesca a tenere la squadra in Serie B. Uno fa una fusione fra Torre e Valenoncello e nasce l'Union Valtorre e gioca al Bottecchia come squadra, come prima squadra di Pordenone. E quindi, Bruno, ancora una volta ma in ogni caso secondo me, se poi dovesse tenerla Mauro la squadra in Serie B, c'è la primavera che dovrà fare, che la squadra, i gioiellini, diciamo, la storia giovanile, che sarebbe bello che giocassero al Bottecchia. L'impegno è solo di una partita alla settimana, il resto della settimana resterà il ciclismo. Ma una partita, penso, al sabato non penso che crei problemi al ciclismo. Beh, non l'ha mai creato, è vero Bruno? No. La convivenza è sempre stata pacifica, dobbiamo dirlo in questo senso, anche se è molto laborioso ogni volta organizzare e spostare le panchine e quant'altro.
la federazione ciclistica, gli appassionati, tutti, avevamo chiesto all'amministrazione uno sforzo di copertura del velodromo per poter garantire lo sviluppo delle attività internazionali in maniera sicura, senza dover compromettere. Non dobbiamo dimenticare che le manifestazioni che andiamo ad organizzare, se piove non è che le possiamo rinviare, gli atleti rimangono qui anche 15 giorni se serve, li dobbiamo mantenere in albergo e poi appena si può si svolge la manifestazione. Per cui avere un impianto coperto sarebbe sicuramente... con Dario Perosa, il quale ci confermerà che il Pordenone sta vincendo ancora per 3-1, immagino. Certamente sempre 3-1, ancora 10 minuti, mentre non so se sentite, ma il Bottecchia sta prendendo Serie B, 10 minuti mancano a questo prestigioso traguardo, partita che è il secondo tempo di questa partita che la Giana ha cercato di rendere più viva sull'acquitrino appunto del velodromo, dello stadio velodromo pordenonese, ma anche il Pordenone ha saputo farci valere, anzi le due occasioni più grosse di questa ripresa sono state proprio a favore del Pordenone con Gavazzi e De Agostini. 10 minuti ancora quindi prima della festa finale e so che state parlando proprio del Bottecchia, questa sarà l'ultima partita appunto del Pordenone al Bottecchia, salvo eventualmente la disputa della Supercoppa tra le vincitrici dei tre gironi di Serie C. Comunque siamo comunque agli sgoccioli e poi il Pordenone cederà la sua casa storica a quello che è il ciclismo che volendo è ancora più storico qui al Bottecchia del Pordenone. E chiudo qui perché so appunto che state parlando di questo e vi richiamo alla fine per la festa e le ultime note di questa partita. Benissimo, grazie Dario, ci sentiremo dopo. Allora entriamo in studio, sentito Dario, no? Sì, Maurizio? È l'ultima partita, ma non è l'ultima. Non è l'ultima? Non è l'ultima sicuramente. Perché? Perché se Pordenone dovesse prendere la via di Treviso, il Torre potrebbe chiedere di giocare al Bottecchia, essendo squadra che rappresenta la città, e il comune non può dirgli di no. Quindi tu vedi una fusione Torre Vallenoncello? Io vedo in generale che dovrebbero fondersi le squadre, perché avere ad esempio, non so, Fontana Fredda. Scusa Nazareno, ci arrivano anche le immagini da Piazza 20 Settembre, dove la città si appresta già per i festeggiamenti. Eh sì, siamo pronti. Mancano 10 minuti, per cui... C'è tanta pioggia, sì. Però io sono convinto che ci saranno tantissime persone. Si vede già lo sfondo tutto nero-verde. Sì, sì, i preparativi ci sono tutti, peccato per... Peccato per la giornata, però questo evento così importante ha chiamato il diluvio universale. Vabbè. Sì, non esageriamo. Giuseppe, non esageriamo. No, ma da stanotte che piove effettivamente. No, è una settimana, avvocato. Sì, sì. No, vabbè, ma stanotte poi... E quindi sto dicendo che il Bottecchi è anche un simbolo calcistico di Pordenone. Quindi se restasse in Serie B, ad esempio, io vedrei bene la Primavera che va a giocare a Bottecchia. Dove deve andare a giocare? A Cerit? Non ha senso. Primavera già deve giocare in stadi di un certo rilievo e il Bottecchia sarebbe perfetto. Se invece va a Treviso... Scusa, c'è Bruno che ti sta guardando un po' male. No, ma una partita, non ho detto di allenamento, una partita alla settimana la può fare. Poi loro hanno orari anche, non so, la mattina, ho visto la Primavera gioca tante volte alle 2:30, quindi non dà fastidio a nessuno, neanche a loro penso. Se sono andati avanti adesso in questo modo, a meno che uno effettivamente, io il Bottecchia lo vedrei, se dovessi utilizzare il ciclismo, lo vedrei coperto e grandi sfilate internazionali, quindi il calcio dovrebbe andarsene da un'altra parte. Ma ci sono anche progetti in questo senso, vero Bruno? Sì, abbiamo fatto delle proposte in questo senso, proprio perché basta guardare a questo scorcio di stagione, attività che per tutti i velodromi è cominciata ormai a fine marzo. Noi siamo ancora fermi al palo perché abbiamo aspettato aprile e adesso piove continuamente e non riusciamo ad allenarci. Quello che volevo sottolineare, al di là di quanto è stato detto, io credo che il ciclismo si sia adeguato anche troppo al Bottecchia e abbia fatto degli sforzi notevoli
per venire incontro alle esigenze di altre discipline. Il ciclismo ha bisogno di andare per la sua strada, così come lo hanno tutti gli altri sport il proprio impianto. Questo non significa che se c'è da giocare una partita non lo si possa fare, però vorrei che si fosse anche chiari una volta per tutte che abbiamo un impianto unico, due in regione, ma per quel che riguarda il pordenonese è l'impianto unico. Siamo di fronte a una scelta importante, che l'attività prioritaria e determinante debba ritornare al ciclismo e attorno al quale poi si adeguano le altre discipline, perché sembra che sia anche diversamente non si può fare. Il progetto del sindaco Ciriani, no? Mi pare di sì, che l'amministrazione, mi auguro, stia andando in questo senso. Continuare a dire che il ciclismo deve limitare la propria attività perché bisogna continuare a far giocare gli altri, io, se nessuno si offende, dico che campi sportivi ce ne sono tanti, velodromo c'è solo quello, ed è stato costruito da degli appassionati per ricordare le vittorie di Bottecchia al Tour, che ahimè non giocava a calcio, era un atleta, però faceva ciclismo. E quindi credo sia giusto ritornare alle tradizioni e allo spirito per il quale l'impianto è nato. Mi auguro che l'amministrazione vada in questo senso, perché abbiamo bisogno, è una necessità, altrimenti il ciclismo muore, perché non c'è un campo sportivo ogni paese o ogni parrocchia. Abbiamo un velodromo solo e lo dobbiamo utilizzare. C'è la necessità, come vi dicevo prima, di utilizzarlo ulteriormente. Voglio dire due numeri. Senza gli amici della pista nascono quando il povero Ugo Caon, insieme all'estate in pista, lascia l'attività. In tutti questi anni hanno organizzato 400 manifestazioni, o forse 450. Più di 60.000 giovani hanno praticato ciclismo all'interno del velodromo. Sono stati organizzati 23 campionati italiani, tra cui 7 edizioni degli assoluti, un campionato del mondo militari, una Coppa del Mondo, 2 Coppe Europa e 18 edizioni della 4 Sere. Adesso abbiamo bisogno che la città ci dia fiducia e lasci andare il ciclismo nella sua strada, così come il nuoto alla piscina, così come gli altri sport hanno la loro palestra. Poi se in una palestra gioca la pallavolo non significa che non si possa fare qualcos'altro, e così credo anche all'interno del velodromo. Però siamo a un bivio, dobbiamo prendere una decisione. Vogliamo far morire il ciclismo? Continuiamo in questa direzione. Vogliamo che il ciclismo possa mantenere e portare più in alto ancora Pordenone, perché senza che nessuno si offenda, se Pordenone è conosciuta nel mondo, credo che il ciclismo abbia dato dei grossi meriti. Le 300.000 persone collegate in streaming da tutto il mondo, la RAI non ci ha mai consentito di averle. Allora credo che questi siano segnali importanti e una testimonianza anche di quanto il ciclismo si è radicato non solo nel territorio ma anche nel mondo. Ci hanno scritto dall'Argentina, dal Brasile, dall'isola di Capoverde per chiedere notizie della 4 Sere, all'interno della quale tutti gli anni vanno immagini della nostra regione, della città e di tutte le ditte che ci sostengono. Abbiamo bisogno che il ciclismo abbia i propri spazi, altrimenti la federazione farà altre scelte e pian piano il ciclismo andrà a morire, perché convivere cedendo sempre gli spazi agli altri non è più possibile, non si cresce. Maurizio, no, volevo ricordare però che anche il Bottecchia è un simbolo per il calcio pordenonese, perché se non erro dal dopoguerra in poi si è giocato nel Bottecchia. Ecco, quindi, Bruno ricordava, tra l'altro siamo nell'ultimo minuto di gioco. Ecco, allora, al quindi, Bottecchia. Appunto, senti, diciamo, Bruno ricordava Ugo Caon, esatto, che è stato anche presidente del calcio. Del calcio mi ha portato lui quella volta a giocare qua a Pordenone, quindi grande presidente. E manca un lo minuto, ricordo, no? Sempre con piacere, sì, manca un minuto. Volevo ricordare che però anche il Bottecchia è un simbolo del calcio pordenonese. Possono esserci 300.000 persone nel mondo che vedono ciclismo eccetera, mi va benissimo, copriamo il moto velodromo, lo teniamo solo ciclismo, facciamo uno stadio però per il calcio. Vabbè, questo penso che la soluzione di Fontana Fredda possa andare la bene. La soluzione di Fontana Fredda sì, può andare bene, però perché ci stanno investendo dei soldi, ma se non hai la squadra in Serie C o in Serie B non vai a giocare a Fontana Fredda. Certo. E questo è il problema. Devono un essere stadio che sia compatibile
con le esigenze di una ma serie. La regione, ecco, sta investendo parecchio su, no, Fontana, ma a Pordenone, dico, non a Fontana Fredda. Vabbè, ma è comprensoriale. Sì, no? Ma se tu giochi in Serie D, il pordenonese non vuole andare a giocare a Fontana Fredda, vuole avere il suo stadio a Pordenone. Questi sono i tifosi del Pordenone. Ultima battuta, Bruno, perché poi credo, no, credo che siamo al 90, siamo in pieno recupero. In pieno recupero. Credo che ormai è finito. Credo che il dottor Mazzarella abbia detto una cosa sensata. Non è giusto che continui, non dico a soccombere, ma a soffrire il ciclismo, certo, perché questa città non ha mai pensato seriamente ad uno stadio dignitoso per una squadra che potesse tenere alto il nome. Io ho avuto modo l'altro giorno, tempo fa, di complimentarmi col presidente Lovisa, perché lo sport è bello e le belle giocate piacciono anche a noi, anche se siamo appassionati di ciclismo. Vi dirò di più, in questa mia attività di consigliere nazionale ho girato quest'inverno tutto il Triveneto. So che ci sono nella bassa Trevigiana, fino a Baldobbiadene, Conegliano, per dire, tanti paesi, Arcade, dove sono stato, che vengono a vedere il Pordenone. Per cui lo sport è anche questo. Però io credo che il ciclismo abbia dato per consentire al calcio di sopravvivere. Adesso metteteci nelle condizioni di poter fare ciclismo a 360 gradi. Perché abbiamo bisogno a fine febbraio di salire in pista e a ottobre di esserci ancora. Ci stiamo piegando perché bisogna aspettare che finisca il campionato e poi ad agosto comincia. Non è più possibile. E poi bisogna coprirlo, perché se devono allenarsi a febbraio, se non è coperto a marzo, come fai? Con le piogge, con le cose. Ok, allora chiedo a Giuseppe se la partita è finuta, però dovremmo essere siamo di recupero. Sì, ormai non fanno più due gol. Siamo nei minuti di recupero. Per dichiarare cui Pordenone in Serie B. Quanti minuti hanno dato? Qui non lo porta, però è novantesimo passato. Okay. Per cui siamo agli sgoccioli. Allora, se riusciamo ad avere Dario Perosa in collegamento. Sì, adesso lo chiamiamo. Ecco, ok, benissimo, proprio per commentare questa partita e soprattutto questo traguardo storico, sì, del Pordenone Calcio. Innanzitutto possiamo già annunciare per primi il Pordenone è promosso in Serie B. Aspetta, c'è Dario Perosa dal Bottecchia. Sì, esattamente, siamo nei minuti di recupero, il Pordenone sta vincendo per 3-1, ricordo, con i gol realizzati da Candellone, da Ciuria e da Patton, sono tutti in piedi e adesso sia nella panchina nero-verde che sta già saltellando, sia sugli spazi, sentite l'ululo del Bottecchia. No, non si sente niente. Zero. Dario, non si sente molto. Dario, ok, Dario, vai avanti fino al triplice fischio. D'accordo, stanno comparendo grandi lettere B a caratteri cubitali sulla gradinata, continuano a saltellare tutti, non si aspetta altro che il fischio, il triplice fischio di chiusura del signor Santoro di Messina, la Triestina. 3-2, ma il Pordenone sta vincendo 3-1 contro la Gianna Erminio, una Gianna Erminio che ha fatto di tutto per contrastare, per rimandare ancora una volta la festa del Pordenone, ma è stato un Pordenone ancora una volta che ha dimostrato grande tenacia al di là della superiorità tecnica e tattica, ma soprattutto grande tenacia e grande voglia di vincere questo campionato. Finalmente è finita adesso, è finita, è finita. Pordenone in Serie B. Facciamo un applauso, no? Facciamo anche un brindisi, allora, ragazzi. Non so se Dario è arrivato anche l'applauso del nostro studio al Pordenone Calcio. In gradinata per questo storico traguardo del Pordenone per la prima volta in Serie B, proprio la disputerà in occasione del suo centenario che si festeggerà nel 2020, l'anno prossimo. Serie B del Pordenone, in questo momento è una cosa fantastica, ripeto. E grande di questo, di grande merito di questo traguardo va ad Attilio Tesser, sicuramente, che ha saputo trascinare la squadra, non con un gioco forse spettacolare come quello di Tedino, non con un gioco di cuore come quello
Sì, è rapido, ma sicuramente con grande intelligenza tattica, grande acume, soprattutto grande preparazione sui calci piazzati. 3-1 per il Pordenone, Pordenone che vola in Serie B, e questo penso che sia, l'ho fatto sentire ancora una volta l'urlo del Bottecchia mentre i giocatori stanno andando a festeggiare sotto la gradinata. Questa stiamo aspettando di vedere se entra anche Mauro Lovisa, come ha fatto nel giorno della storica promozione, altrettanto storica in Serie C qui al Bottecchia. Non lo vediamo, ma sicuramente ci sarà festa grande comunque negli spogliatoi e soprattutto questa sera poi in piazza 20 settembre, dove la squadra andrà a trovare i tifosi. Un'ultima battuta, sì. Roberto Vincenzotto. Si è fatta la storia nero-verde con questa sera, si scrive comunque una pagina bellissima, la più bella di questo i primi 100 anni del Pordenone, poi domani si vedrà, ma intanto stasera feste verde-nera. Loretti, sì. Ultima considerazione, dopo 43 anni, se tutto va bene, a partire da settembre potrò scrivere di un Pordenone in Serie B. Eh beh, sempre più in alto, Dario. Qua mi dicono sempre che non sia Treviso, però vabbè, ok. Grazie ancora per le notizie, Dario. Adesso torniamo in studio. Brindisi. Dobbiamo... Ah sì, Brindisi. Brindisi. Beh, Brindisi sicuramente il Pordenone. Brindisi per... Ah ok, allora io non devo guidare. Allora festeggiamo la promozione del Pordenone. Giuseppe, ricordiamo, grazie no, col microfono però. Ah già. Siamo in Serie B, Giuseppe. Siamo in Serie B. Siamo tutti in Serie B. Allora, un brindisi. Dopo 43 anni, io dopo 8. Dopo 8. Ok, però ricordiamo che il brindisi ci è stato offerto dalla... Cantina Bessic. Beh, ok, benissimo. Cin cin e avanti Pordenone in Serie B con la speranza... che i neroverdi restino in città. Neroverdi. E non celesti. Vabbè, e non celesti come il tre. Ok, allora, adesso, scusaci Roberto, chiaramente c'era questo momento storico del calcio certo, Pordenone, no, adesso... Fammi fare veramente i complimenti. Aspetta, devi il microfono però, col microfono, se no non ti sentono da casa. Sì, dico, fammi fare i complimenti perché effettivamente è un grosso traguardo, tra l'altro molti di quelli che vengono a seguire il basket seguono anche il calcio e quindi è stata proprio tra l'altro anticipata la partita ieri della Winner Plus Pordenone di basket proprio per non andare in contemporanea con il calcio, quindi complimenti vivissimi e chiaramente adesso aspettiamo anche il basket a alti livelli. Adesso mi faccio dire quanti minuti abbiamo. Per il basket abbiamo 9 minuti circa e poi chiuderemo. Spazio al basket con Roberto Carraro. Sì, in C-Silver sono iniziati ieri, tra ieri e oggi, i playoff. Si giocava a gara 1, a Pordenone c'era il derby tra la Winner Plus Pordenone. Nonostante appunto le giornate non sono... granché c'è stata una buona affluenza ieri alla Pala Crisafulli, vittoria per la squadra di casa che si è portata quindi a condurre sull'1-0 con la vittoria per 78-65. Artefici di questa vittoria i fratelli Galli, Davide ha segnato 14 punti mentre il fratello Mattia ne ha segnati 19 conquistando anche 8 rimbalzi. Decisivo proprio nell'ultimo quarto i 7-7 messi a segno ai tiri liberi da parte di Mattia Galli. In doppia cifra pure un Girardo che continua il suo buon momento di forma con 4-5 da 2, 2-3 da 3 e 3-7 ai tiri liberi. Ricordiamo che Girardo è un lungo, quindi un pivot. Poi ci sono stati anche i 13 punti di Muner, l'unico che è andato in doppia doppia con anche 10 rimbalzi. Partita iniziata... piano per quanto riguarda la formazione pordenonese con l'Humus Acide, 14-16 nel primo quarto, poi
ha accelerato nei secondi 10 minuti, portandosi a condurre sul 44-29, poi 57-43. Ai Liventini, a cui sono state fischiate anche due espulsioni per proteste nei confronti degli arbitri e un fallo tecnico, non sono bastati i 20 punti di uno straordinario Fabbro con 8 rimbalzi e i 14 con 7 rimbalzi di Bovolenta. Un po' sottotono gli altri, che comunque avranno modo di rifarsi giovedì, quando Pordenone appunto andrà a giocare gara 2 di questi play-off. Passiamo alle altre risultati. L'Italmec Cordenons ieri sera in via Velaneda ha battuto la Dinamo Gorizia 80-64, ottima vittoria con 5 giocatori in doppia cifra, Frusi 11, Damianovic 12, Pezzuti 13, Luis 11, Corazza 20. Da segnalare Marella, che ha segnato solo 5 punti ma ha preso ben 13 rimbalzi. Alla Dinamo Gorizia non sono bastati gli 11 punti di Nannut, i 17 di Moruzzi e i 16 di Kos. Altra partita giocata ieri sera, quella alla Tisana, la Lancia Vida ha battuto la Vispi Limbergo, che così prosegue il suo momento no. Dopo le 5 sconfitte consecutive in campionato, anche la prima di playoff è andata male e quindi solo in gara 2 potrà rimettere in sesto questa situazione. 76-59 il risultato finale per i mosaicisti, 12 di Bardini, 13 di Paradiso, 14 di Bagnarol. Per la Tisana, 15 di Rubin, 10 di Sbicego, 18 di Cagnelluti, 15 di Mazzarotto. Ricordiamo che si giocava, è finita da poco, la partita tra la prima in classifica contro il Michelaccio San Daniele, 85-84 dopo un tempo supplementare. La formazione collinare ha fatto veramente venire i sudori freddi alla capolista, alla squadra che ha terminato in testa alla classifica, e adesso si andrà a gara 2 a San Daniele, che promette veramente scintille. Questo per quanto riguarda la Serie C Silve. Andiamo in Serie D regionale. Il risultato è finito da poco: Aviano Basket contro l'Alma Cormons. Aviano ha vinto 73-62. È finita anche la partita di Cosassa tra la Polisportiva e il Contovel di Trieste, 66-53. Abbiamo avuto 16 punti da Malfante, 12 da Pignaton e 11 da Dell'Angela. Sempre in D regionale, sconfitta invece per il Basket Club San Vito sul campo del Basket 4 Trieste, 84-76. È giocata ieri invece anche per la BCC Alzano, che ha preso veramente una scopola pesante, ma giocava con la seconda dell'altro girone, 74-48. Per la formazione allenata da Raul De Stefano, 13 punti di Tesolin, 13 anche per Botten, 11 per Giro. Determinante il tiro da 3 punti, solo 3 su 21 per quanto riguarda la formazione azzanese. E infine per i play-out, bella vittoria esterna della Norcarva Rolai Grande, che va a vincere sul campo della Blue Service Collinare Fagagna 71-60. 15 punti per Alessio Freschi, 25 per l'americano Ward, 8 a testa per rientrante Dal Moro e per Virgili. 1-0, adesso basterà solo vincere in casa per centrare la salvezza per quanto riguarda la formazione rionale di Pordenone. E siamo alla Serie B femminile, con cui concludiamo sempre i nostri appuntamenti. È andata male alla formazione pordenonese, che affrontava come seconda classificata la settima, cioè il Futurosa Trieste. Le triestine hanno fatto il colpaccio, sono venute a vincere ieri 69-57, al termine di una partita che ha visto sempre, quasi sempre, inseguire le pordenonesi. Non sono bastati 14 punti di una straordinaria Meldere, che ha conquistato anche 31 rimbalzi, 11 punti per Recanati, 13 per Gregori. Da segnalare il pessimo 5 su 25 nel tiro da 3, il 19 su 80 in totale al tiro e soprattutto i 14 su 27 ai tiri liberi, poco più, poco meno, cioè del 50%. Grazie a voi tutti. Bene, ringraziamo con un applauso Roberto Carraro. Allora chiamerei qui vicino a me anche Giuseppe Palomba, Davide Mucillo, operatore di Telepordenone,
è andato a riprendere i primi festeggiamenti. In piazza 20 settembre stanno già arrivando i tifosi per questo importante evento. Ecco, allora vediamo insieme le immagini del popolo nero-verde in festa, perché questa è una data storica, lo ricordiamo, mai prima d'ora il Pordenone era salito in Serie B, in questa categoria del calcio. Sì, qualcuno l'aveva portata in C, ma poi tutto è finito lì. Da questa sera il Pordenone è ufficialmente in Serie B. Andiamo a vedere le immagini che ha realizzato Davide Mucillo, proprio in giro per la città di Pordenone. Non sono immagini? No. No, ok, c'è qualche problema tecnico. Ecco, vediamo adesso. Sarà festa al Coppecchia, sarà festa in Ardenera, Pordenone 3, San Erminio 1. Santoro guarda il cronometro, anzi adesso fissa il calcio di punizione, non riusciamo a vedere tutto, ci scusiamo da quello che c'è, non ci vuole guardare, c'è solo da sentire il triplice fisso, è il 48esimo. 48esimo minuto, è finito! Bene, abbiamo visto l'entusiasmo, ma adesso chiaramente, nonostante il maltempo, magari i tifosi troveranno anche dei ripari per festeggiare questa, questa promozione storica del Pordenone Calcio. Un obiettivo che il Pordenone quest'anno ha voluto a tutti i costi, vero Giuseppe? Più che ha voluto, diciamo che il Pordenone è tutto l'anno che ha sempre comandato la classifica. Per cui, grazie alla mano di un tecnico esperto come Tesser, ha saputo poi amministrare il vantaggio che si era costruito durante la stagione. Il Pordenone in Serie B è un evento importante per la società che ci sta puntando da anni, ma anche per questa città che si sta appassionando a uno sport dove forse si faceva fatica ad arrivare. Ed è soprattutto merito anche dei giocatori che sono andati in campo e soprattutto del tecnico Attilio Tesser, che è stato il valore aggiunto di questa squadra. Ecco, Maurizio Mazzarella, l'avvocato, non è più qui con noi, è andato a festeggiare in piazza. Anche lui è corso. Anche lui si è indossato la maglietta nero-verde, no, che aveva nel bagaglio della macchina, e adesso starà cantando cori e inni a favore del Pordenone Calcio. Allora, siamo in chiusura, credo che manchino pochi secondi, due minuti, benissimo. Allora io approfitterei di questo spazio per chiamare Alessandro qui vicino a noi per salutare in questa splendida serata che si è colorata di nero-verde. Chiamerei anche Emma e Serena vicino a noi, perché Alessandro ha un piccolo omaggio, vero? Adesso aspetta, se vuoi dire qualcosa, Alessandro, ecco qui. Sì, è un omaggio fatto per Emma e Serena, dalla mia compagna. Allora, questo è per Emma. Grazie. E questo è per Serena. E bene, niente, potete metterci qualcosa dentro dopo. Grazie. Magari anche da mettere in armadio. Per voi, e questo invece è un piccolo pensiero floreale per voi. Grazie. Bene, a questo punto abbiamo chiuso. Ricordiamo ancora una volta che il Pordenone da questa sera è in Serie B. Ciao, alla prossima settimana. A domenica prossima alle ore 19:10.